Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa 23esima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Bene ragazzi, allora innanzitutto volevo salutare i nuovi iscritti che sono stati abbastanza, sono stato veramente contento di questi nuovi iscritti e soprattutto in particolare tra questi nuovi iscritti hanno veramente, ha fatto un bel po' di commenti anche XX così o così 2000XX e volevo salutarlo soprattutto e ringraziarlo per i complimenti che mi ha fatto. Poi come al solito volevo salutare il grande Pivano che anche lui mi ha riempito di complimenti e come al solito anche Gianlumena, io ancora non ho capito come ti devo chiamare. Comunque un grandissimo saluto a voi tre perché siete veramente stati dietro i video e avete commentato abbastanza. Ragazzi mi raccomando iscrivetevi e commentate soprattutto, così almeno vi posso salutare anche a voi tutti altri. Adesso non so se ho detto bene, voi tutti altri, sì. Boh vabbè, a voi tutti comunque e almeno stiamo un po' in compagnia. Allora, in questa puntata praticamente io sono rimasto senza niente, come vedete c'ho l'inventario, l'ho svuotato finalmente, sono rimasto senza niente e senza soldi soprattutto, a posto, va bene così. Ok, l'ho svuotato perché c'era veramente un casino di roba e non mi serviva più a niente, c'era roba, avevo cioè l'alberelli dietro, cosa mi servono adesso gli alberelli, vabbè, comunque, fa niente. Sono rimasto senza spada, mi si è demolita la spada come al solito e ho deciso di non fare più quella di pietra come vi avevo annunciato già negli scorsi video e di fare una nuova spada. Così ho un po' indagato in giro per internet e vi faccio vedere le spade Sword. Vi faccio vedere le spade che vabbè ci sono le classiche consentite nel gioco fino a quella da quella di ferro a quella di d'oro e ho scoperto però le varie resistenze, infatti su quelle invece del modpack vedete che se ci passiamo sopra ci dà anche la potenza. Allora esistono, la spada viene valutata sotto due aspetti: quanti colpi può dare e quanto danno infligge. Quella di diamante, che molti pensano che sia quella più completa, anche se non si dice, comunque quella più potente, ha invece come quantità di colpi che può dare 1562. Adesso non ce lo dà sotto qui come per le altre spade, perché sotto tutte le altre spade ci dà quanti colpi può dare. Comunque può dare 1562 colpi ed ha una potenza di 3,5, infligge un danno di 3,5 che penso siano cuori, quindi 3 cuori e mezzo, comunque adesso dico 3,5 poi si vedrà. Poi c'è la spada normalissima che facciamo noi di solito, adesso le stiamo mettendo in confronto, quella di pietre che può fare, che dà, consente 132 colpi e fa un danno di 2,5, di 2,5. E poi cominciamo invece con quelle del modpack, che c'è quella di glowstone che ci consente 300 colpi, anzi no, cominciamo da quella più bassa, quella di lapiscazzoli di lapislazzuli, che ci consente 200 colpi con un danno di 3, quindi siamo sempre nel basso. Poi c'è quella di glowstone, di lampadine, come volete chiamare voi, che ci consente 300 colpi e un danno di 4,5. Poi passiamo a quella di platino che è questa, sì, quella di platino, che ci consente 500 colpi con un danno di 4, quindi scende un pochettino il danno però aumentano i colpi rispetto a quella di glowstone. Poi c'è quella di acciaio, quella di steel, che ce ne sono due perché sono due mod, però penso che sia questa qua, va bene, poi ci dà anche dei rituali colpi, quindi va bene questa qui, e ci consente 850 colpi con un danno di 3. Io poi avevo optato per fare direttamente quella di ossidiana, perché quella di ossidiana ci consente 2500 colpi con un danno di 7, quindi può consentire addirittura i one shot. Però ho letto anche sempre in giro che da quando hanno aggiornato la mod che contiene questa spada si è buggata, quindi per il momento non è possibile craftarla, infatti se ci clicchiamo sopra non ci dà neanche il crafting. E allora io ho pensato di fare questa qui, cioè la spada in bronzo, che ci consente 1000 colpi con un danno di 5, quindi diciamo è abbastanza, cioè no, è ottima, è solo sotto rispetto a quella di ossidiana che fa un danno di 7 e con 2500 colpi contro i 1000 colpi di quella di bronzo e 5 di danno, che a noi comunque ci va bene lo stesso, almeno a me va bene. E quindi passiamo subito al crafting. Ok, crafting semplice, bisogna fare 2 di bronzo, intanto qua è diventato anche notte, sto ragno sopra qua ci ha scassato. Ah ragazzi, ho fatto un nuovo crate per la gravel perché ero pieno di gravel. Ok, craftiamo subito questa spada e poi la andiamo a provare. Voilà. Allora facciamo
facciamo il bronzo con due di rame e uno e mezzo di tin, però visto che dobbiamo farlo due volte, tutto raddoppiato. Andiamo a cuocere, sì. Perfetto, a cuocire. Andiamo a cuocere queste due caccoline da naso. Novità? Vi devo dire novità? No, non ci sono novità per il momento. Ah, sì, c'è una novità. C'è una novità grandissima che poi dopo vi... Non so se ve lo dico dopo o ve lo dico nel prossimo video. Vediamo un pochettino, ragazzi. Allora, bene, 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 bene. Passiamo subito al Craft Minchie. Oh, qua t'ho detto. Anche se andava bene lì, però qua. Ecco qui la nostra spada di arrugginita. No, cos'è? La nostra spada di bronzo. Sì, sembra una spada arrugginita. Perfetto, guarda, cominciamo bene. Allora, andiamo sul tetto. Andiamo a ammazzare sto stronzo ragnono. Ragnono stronzo. Dove sei? Oh merda! Dov'è? Era dov'era? Adesso sicuramente arriva un creeper. Oh, voilà. Primo colpo, adesso a te tocca. Vieni qua. Perfetto, due colpi. Perfettissimo. Va bene come spada, per quello che devo fare io va più che bene. Perfetto. Sono una figuraccia del cavolo, sto range stronzo come l'avevo visto, mi faceva il giro girotondo intorno. Allora, rientriamo in casa. Intanto qua, questo qua sono degli ultimi scarti che sono rimasti per quello che devo farvi vedere. Quindi, diciamo, la spada l'abbiamo craftata, c'è un dei creeper in giro. No, io voglio ancora provarla, ragazzi. Vieni qua. Proviamo subito con te. Voilà, due colpi, perfetto. Proviamola con uno zombie, dai. Un altro ragno c'è. Ah no, sì, uno scheletro. Vieni qua. Vieni qua che ti spacco le ossa. Vieni qua, zombie. No, 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 c'è un... Ah, vabbè, possiamo provare anche un creeper, bene. Vieni qua. Non esplodere. Perfetto, due colpi ammazza anche i creeper. Però non è lì, non è... Adesso voi non vedete sicuramente niente perché è tutto buio qua sotto, devo mettere due torce. Comunque, con due colpi ammazza anche i creeper. Perfetto. Torniamocene a casa. Perfetto. Però dicevo, non elimina la stronzaggine degli zombie che ti vengono a rompere il belino di vicino. E, ok, ragazzi, allora per la spada abbiamo concluso tutto. Volevo farvi vedere semplicemente due aggiornamenti che avevo fatto nella casettuna. Allora, qua, innanzitutto, sì, avevo allargato tutto, vi ho fatto vedere e ho eliminato i generatori. Perché? Perché ho fatto una stanza del gruppo di continuità. L'ho fatta semplicemente perché sennò ogni volta qua mi prendeva fuoco, almeno qua rimane tutto chiuso, qua non può prendere fuoco perché è 2 cubi distante dalla lava e comunque continua a produrre, la corrente passa là sotto ed è diretta alla battery box. Ok, magari volevo fare un'altra puntata per farvelo vedere, però colgo l'occasione. E qua ho fatto una stanza per il generatore ad idrogeno che finalmente sono riuscito a capire al 100% come funziona. Allora, entriamo, bene, benino, benune, 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 benune. Ho fatto 3 vasche perché poi qua metterò altri 2 hydrogen generator. La corrente che arriva dalla non dalla battery box, ragazzi, non so se l'altra volta ho sbagliato a dirvelo, ma deve arrivare dai generatori. Poi vi faccio vedere dove mi sono collegato. Qua c'è corrente. Bene. E man mano che serve la corrente, il generatore si attiva da solo. Da qua possiamo staccare l'energia elettrica. Infatti non ce n'è più perché ho messo semplicemente un interruttore, vi faccio vedere subito dov'è. No, voilà. Ecco, vabbè, ho rotto la redstone. Comunque, laggiù in fondo c'è un interruttore di quelli col cavo, quelli che si allungano e si accorciano. Quelli lì. Così almeno posso staccare e riattaccare la corrente ai generatori, all'hydrogen generator e alle pompe. Così almeno quando devo andare a fare manutenzione, manutenzione, quando devo andare a fare qualcosa là sotto, evito di prendermi la corrente. E la corrente, come dicevo, l'ho presa da qua sotto, quindi qua arriva dal gruppo di continuità dagli Earth Generator e va direttamente laggiù agli Electrolytic Separator e quello che rimane va alla battery box. Sì, perché poi su questo cavo qua addirittura c'è l'hydrogen generator che produce, è collegata qua sotto.
Va qua, quindi fa un po' un circolo di tutto quanto. Comunque, consiglio semplicemente di non collegare il generatore e gli electrolyte separator alla batteria, perché sennò ve la scarica totalmente. Voilà, una volta che la batteria sarà carica, gli heat generator non daranno più corrente alla batteria e continuerà a produrre l'idrogeno. Quando sarà carico l'idrogeno, si caricherà la batteria. E quindi così diventa una cosa un po', cioè, fatta per bene diventa. E quindi poi nelle altre puntate vedremo anche qualche altro generatore, soprattutto quello nucleare, ragazzi, che me lo tengo un po' lì di scorta perché andremo avanti a farlo perché ci vogliono parecchi materiali. E per questa puntata, ragazzi, anche se mi sono prolungato, non volevo farvi vedere le stanze perché volevo fare una puntata a parte, comunque fa niente. Per questa puntata, ragazzi, è tutto. E mi raccomando, se vi è piaciuto il video, mi piace. Se non vi è piaciuto, non mettete non mi piace che non serve. Tranquilli, basta commentare, non mi è piaciuto. E mi raccomando, se siete nuovi, iscrivetevi al canale, ragazzi. Non vi perderete niente. Tranquilli, tranquilli. Avete soltanto una rottura di palle in più. Perfetto. Va bene, dai, da Mr. Tyke è tutto. Con la spada arrugginita e ciao a tutti.